Michela. Ciao Serena, ciao Michela. Ciao. Serena, ma questa passione per la danza del ventre da cos'è nata? È nata per caso. Praticamente a me la palestra mi ha sempre annoiato, quindi ho trovato un'alternativa per gioco e poi ho continuato perché mi fa stare bene. E secondo me la danza unisce sia il movimento fisico che messo insieme alla grazia, all'eleganza, tutta al femminile, ecco. Io lo consiglierei a tutte le donne perché tira fuori la femminilità che a volte la donna tiene dentro. Michela, quante volte la settimana vi ritrovate per allenarvi? Io qui due volte, ci vado anche un'altra scuola. Ah. Sei proprio quasi una professionista a questo punto. Due scuole. No. Senti, da quanti anni è che fai danza del ventre? Tre anni. E invece questa novità del teatro? È nata con Elisabetta, che ero innamorata di questo bel gruppo e l'ho seguito perché mi piaceva troppo il gruppo e anche quello che si faceva insieme. E Serena, ma prima avevi fatto anche altre danze latinoamericane o qualcos'altro, è la prima esperienza? No, è la prima esperienza, sì. Quindi avevi fatto un po' di sport prima, niente? Niente, a me la palestra a tempo due mesi, poco più. È un po' troppo stressante la palestra poi. Quindi, cioè, da persona pigra che ero io, e la danza è l'unica attività che faccio. E quindi ora, sono tre anni, al posto di andare a ballare in discoteca, andate al Bolognini a ballare di fronte a 300 persone. Ecco, quella è una novità di quest'anno. Quindi noi facciamo del nostro meglio, cerchiamo di interpretare ognuno la sua parte nel miglior modo possibile. Poi comunque noi ci divertiamo, stiamo bene tutti insieme. Senti, ma questa storia che rappresentate, che Cleopatra ha anche comunque un significato, una donna che ha cercato di imporsi in un'epoca forse ancora più maschilista di questa, o è un caso? Una domanda importante questa, eh? Ho fatto una domanda un po' imbarazzante, Michela. Non si sa, lo vedremo. Siccome sono stata anche in Egitto, cioè, mi è piaciuto tanto anche andare lì a vedere tutte le cose e praticamente quando Elisabetta mi ha proposto... Io ci sono, hai detto. Sì. Io ci sono. Poi magari, non lo so, quando in Egitto la situazione sarà un po' più calma, magari... Io spero di tornare. Magari vi chiameranno anche per gruppo, questo spettacolo. Tutti insieme, si vuole. Bene, io niente, aspetto di vedere la vostra prima al Bolognini, sicuramente sarà in prima fila e niente, forza. Noi speriamo che sia piacevole. Ma sicuramente, da quello che ho visto durante queste prove è sicuramente piacevole. Grazie. Bene, grazie. Ciao. Ciao.